Ciao, Experi Motorsport è il Vertical, il gruppo Manpower, che si occupa di fornire tecnici e ingegneri ai team partecipanti alle competizioni sportive, con un focus particolare sulla Formula 1. I team non ci chiedono più persone con una pluriennale esperienza nel settore, ma bensì una nuova generazione di tecnici che abbiano le stesse competenze ma maturate in contesti lavorativi differenti, di modo da portare poi a fattor comune le competenze necessarie per lavorare nel motorsport e una nuova cultura legata alla performance ottenuta mediante miglioramento continuo, il metodo e il cost saving. Abbiamo il talento, abbiamo le competenze necessarie per lavorare nel motorsport e abbiamo un nuovo approccio operativo. Tutto porta alla costruzione del candidato perfetto. Candidato che al momento sul mercato non esiste e per questo nasce Motorsport Academy. Motorsport Academy ha come valori il talento e il territorio. Il talento, dal nostro punto di vista, si sviluppa attraverso i nostri corsi di alta formazione. Corsi in aerodinamica, dinamica veicolo, CAD e Power Unit. I nostri corsi dureranno 140 ore, realizzati in modalità weekend per un periodo di 4 mesi. Ci saranno dei workshop fatti con le nostre aziende partner. Ad esempio con Dallara realizzeremo 2 giornate di prove in Galleria del Vento per il corso di aerodinamica e 2 giornate di prova al simulatore di guida per il corso di dinamica veicolo. Alla fine del percorso formativo i nostri corsisti saranno in grado di far convergere le loro carriere nel motorsport in modalità totalmente autonoma, oppure entrando nello staff dei nostri partner o, ancora meglio, entrando direttamente nella nostra squadra. E noi pensiamo che in futuro, come è stato in passato, la sfida sportiva sarà tra i territori e non tra le aziende. Investiremo per rilanciare il nostro territorio, inteso come la Motor Valley Emiliano-Romagnola, per far modo che questa ritorni a essere il centro di eccellenza che era fino a poco tempo fa. Realizzeremo dei corsi di formazione finanziati ad accesso gratuito su 2 tematiche ben precise: la lavorazione del materiale composito in fibra di carbonio e la lavorazione meccanica di alta precisione. Per questo motivo avremo 2 derivazioni, una sul polo parmense e una sul polo bolognese. Per tutte le informazioni visitate il nostro sito e scendete in pista con noi.